poi perché sta fermo? Sei, devi girare, te devi ruotare. No, no, comunque dovete staccarmi. A me mi avete già rotto le scatole. Aspetta un attimo, aspetta, fammi vedere una cosa. Aspetta, ti rendi conto che è mezz'ora che stiamo provando Bottacci a fare Pippo, ma che è sta roba? Oh, adesso? Oh, giusto. Pazzesco. Dai, è così! E poi voglio farvi fare un gioco stronzissimo. Praticamente la mia ragazza, che in realtà è l'esperta di quello che sono i personaggi del web degli ultimi anni. Raga, io lo dico già da adesso, io non ne saprò nessuno. Io, anzi, siamo in due, tranquillo. Io e te facciamo schifo, so più medio. Li conosco allora, tutti. La stronzaggine di questo gioco sta nel farvi vedere innanzitutto la foto, senza sapere il nome né cosa fa. Sespo! Ce l'ho, ragazzo di Rosalba, TikToker e YouTuber della coppia Valespo con Valerio Mazzei e Sespo. Hai i capelli viola, Rosalba, vero? Mamma mia, metà viola e metà neri, quanti ne so! Sì! Hai delle unghie bellissime! Sì! E lei ha regalato a lui quel cane che tiene in braccio, gli ha regalato lei a lui. E a Miami lo sai che hanno fatto? Non gli hanno fatti stare in un albergo perché erano italiani. Lei ha fatto diavolo a quattro per entrare in quell'albergo. Ma nessuno... Frank lo sai. Questo mi sfuggiva. Io so che lei ha un septum. Sì. Lo so! No, vabbè, ma Claudio è devastante. Interrogazione di Vagnato. Partiamo quindi da te, Claudio, che insomma lo conosci. Allora, quindi... io ho visto alcuni dei suoi video. C'è un problema con questo ragazzo. Ha una spiccata dote comica ed è palese. Se vedi i video capisci che può farcela. Ma in questo momento tutto ciò che gli scrivono o che gli fanno fa è mega cringe. Quindi secondo me se lui piano piano... sfruttasse come faccia e come talento di tempi comici tutto quello che c'ha, ma facendosi scrivere delle cose carucce, potrebbe effettivamente farcela, perché è molto portato. Ok, completamente d'accordo con Claudio. Frank, ma lo conosci? Lo conosco, l'ho vista in un video dei Q4, ma non mi ricordo come si chiama. Subito Cecilia Cantarano, può essere? Marta Lozito! Vabbè, ma è incredibile, ragazza di Valerio Mazzei, adesso ragazza di Gian dei Q4. Come fai? Ma com'è possibile? Ma scusa, anch'io conosco. No, seguo e ti dico di più. Marta Rosito è legata a doppio filo a uno dei più grandi drama di YouTube e di TikTok Italia. Allora, succede questo. Marta Rosito, prima fidanzata di Valerio Mazzei, della coppia Valespo, quindi Valerio Mazzei e Sespo, diciamo che per un anno e qualcosa è stata con lui. Ci sono vari video di Valerio Mazzei in cui lui sorprende la sua ragazza con viaggi a Parigi, telefoni, sorprese per i compleanni. Poi, a un certo punto, c'è una rottura, tutti soffrono molto per questa rottura, ma Marta no, Marta sa rialzarsi, Marta sa andare avanti e lo fa intraprendendo una nuova relazione, una relazione che tuttora va avanti, ma in cui io ci leggo una crepa. Marta Rosito è Gian dei Q4, ok? I Q4 adesso sicuramente ci arriveremo a parlarne. A mio parere Gian sta lì per lasciare i Q4. Oh merda! Spoiler! Attenzione ragazzi! Attenzione! Ed è colpa di Marta, Claudio? Allora io credo che in queste dinamiche, Frank, lo sappiamo entrambi, in queste dinamiche, insomma, la questione è semplice. Però non è solo quello il problema. Tra l'altro, Gian e Marta sono tra i TikToker che hanno avuto dei piccoli problemi di comunicazione durante il lockdown, peraltro. Assolutamente, sì. Aspetta, Claudio, fammi capire una cosa. Io ti chiamo e te non mi rispondi una volta che mi rispondi e c'è il tempo di capire i cazzi di Marta Rosito e di quello che ha fatto nel lockdown. Io voglio solo capire sta cosa, Claudio. Cioè questa allora non serve, rispondi sul mio, tranquillo. Rispondi sul mio, vai. Andiamo avanti. C'è un altro esempio, faccio un esempio molto Elisa Maino e Lele che sono Diego Lazzari, scusami, no, Elisa Maino e Diego Lazzari, che sono stati insieme per 4 mesi, si sono amati tantissimo, ma poi purtroppo si sono lasciati perché l'amore va così ai tempi del coronavirus. E fondamentalmente quello che è successo è che si sono lasciati, nel momento in cui si sono lasciati, pioggia e pioggia e piogge di POV di uno e dell'altro,
su TikTok prima di fare la diretta condivisa in cui dicevano che si sono lasciati, e quei Bob, ragazzi, l'emotional l'emotional che c'era lì, ho pianto lacrime amare. Frank, aiutami a di lacrime amare, io stavo malissimo. Non è stata una bella cosa. Voglio vedere se fai vedere le nostre foto a questi TikToker se ci conoscono. Ingrati. Com'è che si chiamano quelli che si sono lasciati? Allora, quelli che poi, Guglielmo, io poi ti faccio tutto un riassunto. Quelli che sono lasciati sono Elisa Maino e Diego Lazzari. Diego Lazzari, peraltro, frontman, ma in realtà non è il vero capo dei Q4, a mio parere. Poi ma cosa sono i Q4? Scusa, Claudio, non so niente. Come cosa sono i Q4? Fabio! Fabio, ma che cosa stai dicendo? Ma che stai a falli, allora? Ma che cosa vuoi? Innanzitutto, Marta Losito ha scritto un libro che si chiama C'è molto di più, che è una cosa molto importante. Sì, ma è Wikipedia umano. Stiamo calmi. Però l'altra cosa che volevo dire, che è molto importante sì, anche questa. Io ero al firmacopie. Beh, pur io. È incredibile. Male. Valerio, ma sei, vabbè, ma questo è facile. Vabbè, andiamo avanti, abbiamo capito che qua non c'è neanche il gioco, cioè. Claudio, io ti posso dire, ti starei a sentire a parlare di queste cose, però perché hai veramente una grandissima capacità di costruire i discorsi. Il dramma sul nulla. Cioè, ti faccio un esempio, domani Guglielmo carica una storia dove, non lo so, si vede a un certo punto che è in mutande da un riflesso di qualcosa, lui la ricarica e scrive Will Bush nudo su Instagram. Ah, ok. No. Ok, sì, ce l'ho. No, basta, Claudio, basta. Claudio, basta, no. Sentiamo prima gli altri, ti muto. Lui è identico a Flavio Aquilone, il doppiatore di Draco Malfoy e tutti gli altri. Identico. Vai, Claudio, perché qua la situazione sicuro che degenerando. Non si chiama con la F. Vabbè, così proprio. Tipo Flavio Aquilone. Claudio, vai. Allora, il suo progetto... Ha avuto anche tempo di informarsi di più. Sì, sì, perché non mi ricordavo delle cose. No, ma sì, considera, cioè, è tipo il canale perfetto per me. Avendone visti tantissimo dei video di me contro te, avendo visto anche i programmi che hanno fatto. No, ma io Claudio, ti giuro, sono sconvolto, scusami, non ci posso... No, però sai, allora, la cosa che... No, ma poi non ti risponde al telefono, cioè, capisci? No, perché è impegnato. A studiare la pedagogia nei me contro te, non si capisce perché non ti risponde. Non lo so dove sta quando allora vabbè, no, Rosalba perché hai i capelli per metà fucsia e per metà neri. No. Posso dire una cosa? Vai, Rosalba è la fidanzata di Sespo. Bravo, devo dire una cosa. Insieme loro funzionano. Tant'è che Rosalba durante una live di se non sbaglio uno dei Q4 fa no perché mi sa proprio di Valerio Mazzei, lui era mezzo brillo, mezzo ubriaco e lo stava dicendo in live, lei si fa invitare nella live e dice ragazzi dite che non siete ubriachi perché poi se no la gente ci crede, invece state scherzando vero, andate a dormire. Oh. Cioè ha fatto tipo la mamma di Anna questi Magnani. Ragazzi esatto, lei è un po' la mamma di tutti questi ragazzini, perché poi è quella un po' più cresciutella adesso, anche essendo una delle più piccole tra gli youtubers, però riesce a... sta crescendo. Claudio, brevemente, perché anche lo stanno chiedendo in chat, ci puoi spiegare proprio con due parole chi sono i Q4? Perché non stanno... Aspettavo tanto questo momento. Ma perché te fai non cazzi tu chiedere. A te? Allora, chi sono i Q4? I Q4, che sta per quei quattro, nome che viene da una delle stories che sono state realizzate, non si sa chi l'abbia effettivamente detto, perché c'è una diatriba interna tra Lele e Diego, non si trova la storia. C'è anche un certo viene... Gian, c'è Gian. C'è anche Gian, aspetta, c'è anche Gian, ma lui non c'entra niente col nome. Perché avevi i capelli biondi e si sono arrabbiati tutti quando li ha fatti neri? Tutto sei bello come Frank, quanto no, sei bello. Zio, guarda, io non so come uscirne. Fatemi finire, è molto importante, importante. Scusa. Dicevo, quei quattro, la storia non si trova, ogni volta che a Lele viene chiesto, ma ci trovi quella storia in cui tu dici che tu hai dato il nome quei quattro, invece Diego dice sia stato lui, insomma sta per quei quattro Q4, sono quattro ragazzi che prima facevano i video singoli, e cioè
Lele, Tank, Gian e Diego. Anche, e se adesso... Gian, anche se Gian sta per andarsene. Quindi Rosalba non è nei Q4? Da quando sta con Marta. Da tre ore che sto a parlare, però, ma che sei sceso dal pero? Dicevo, i Q4 sono praticamente, e non sto scherzando, considerano e sono considerati dal loro pubblico e dall'entourage delle rockstar, ma non cantano, non suonano, non scrivono, non fanno. Adesso, ragazzi, vi sparo la cosa più bella del che mondo. Che meraviglia, che meraviglia. Siete pronti? Ti prego. Siete pronti sì o no? Non allora. Fermarti. Sì! Vai! No. Ci sono, esatto, ci sono dei video che si chiamano... È una serie. Sono quattro video che si chiamano Q4 fanno cose. Ora, se voi andate a vedere questi video... Io speravo di avere una piattaforma con del pubblico per dire questa cosa. Grazie. Guarda, Fabio, stanno qui per te. Più di 7.000 persone stanno sentendo questa cosa. Quindi sono molto felice di questa cosa. Se voi andate a vedere questi video, ce n'è uno in particolare, perché è una sorta, immaginate, una sorta di documentario scripted su il loro rapporto, la loro vita da rockstar, che vivono insieme in una casa. Ma... aspetta! Ma... Però, Claudio, hanno copiato il... lo hanno fatto in America questa con la Hype House, no? Giusto? L'hanno bravo, bravo Frank. Ma la cosa incredibile è che è tutto finto. Cioè, tu vedi loro che tipo per giustificare il fatto che si sono andati a fare un tatuaggio con i quattro cuori che sono i cuori dei Q4, si inventano che c'è una mega festa della loro agenzia in cui non succede niente e loro dicono no, beh, cioè loro riguardano i video e li commentano. A un certo punto, ed è lì che il seme della discordia fa strada, eccolo lì, c'è Gian che dice una cosa che dice peraltro, no peraltro... no, che dice, mi frega un cazzo che dice. Ma sto facendo dei voli pinnare, no, io mi sono sentito male, raga. Non ce la faccio più. Io apro la terza birra adesso. No, ma senta, dov'è la crepa, Claudio? Dov'è? Dice? La crepa. Bravo Fabio, siamo tornati alla crepa, perché tutto si chiude, il cerchio si chiude. C'è questa crepa che è Gian che dice, anche se a me il tatuaggio non piaceva e tante volte quello che dico viene considerato sbagliato, io me lo sono fatto perché alla fine lo abbiamo fatto tutti e quattro. Ed è lì che si rompe e si crepa. Vaffanculo, ma che cazzo vuol dire? Cioè io 7 ore a sentirti per sentirmi che cioè il tatuaggio. Comunque, mi è piaciuta la premessa. Allora, l'altra cosa che volevo dirvi dei Q4 è che loro, visto che in realtà hanno fatto dei libri, hanno fatto, vivono dentro la stessa casa, hanno ovviamente TikTok e i loro TikTok, diciamo, singoli vanno alla grande, hanno questa forza, io vi dico veramente, se voi vedete Q4 fanno cose e i video delle loro live, delle loro... ragazzi, questi sembra veramente che facciano qualcosa, in realtà non fanno niente, sono geniali, loro non fanno nulla. Hanno il vitalizio, stai parlando da mezz'ora di questi che non fanno nulla. Purtroppo, il problema vero è che tutti e quattro hanno lasciato la scuola, e questo è un problema serio. Fantastico, fantastico. La riprova è che proprio non hanno, cioè non sanno parlare italiano. Cioè, Diego, per esempio, che è il più belloccio, ha proprio dei problemi a comporre dei periodi semplici. Ed è una roba che non... Ah, però aspetta! No, no basta! Cosa c'è? No, vai, vabbè. Fabio, mutalo, una certa, ti prego. Non si può, mai. Non può. Se ho provato prima... Ragazzi, non... questa cosa è meravigliosa! Diego, che se voi vedeste i suoi video, capireste, dice, qual è l'ultimo libro che hai letto? Lui dice La teoria del tutto, è una delle cose più linciane che potesse dire. Se voi andate a vedere il personaggio linciane. Io so dove abiti, sto prendendo la macchina, metto la mascherina, te corco del botto. Fabio fuori dalla... io non voglio che mi inviti mai più insieme a Claudio da nessuna parte. Manco a prendere a una reunion, no, non ma ti azzardare io mai ho più. Detto vabbè, iniziamo alle 21:30, abbiamo 10-11 foto e in un'oretta ce la svanghiamo, cioè raga, anzi, è mezzanotte 40.
tutti a casa mia per una pizzata prossima settimana, va bene? Mi raccomando, venite alle 9.30 venerdì, va bene? Assolutamente, Claudio, non esitare a cancellare il mio numero dalla rubrica. No, no, cosa, no, potevo fare ma live. Secondo me, Fabio, Matteo può fare tutti quelli che lo puoi fare benissimo, vero? Perfetto, Matteo? Dai, potevo fare se no live 9 ore di di editing condividendo solo lo schermo. Pensa che bello. Se volete, vi posso recitare a memoria i video dei Q4.